Visto che ieri ho bevuto troppo, stanotte non ho dormito un cazzo, quindi non vi faccio neanche vedere le occhiaie, ma potete fidarvi sulla mia parola che sono andato a letto l'una, io alle 4 e qualcosa, chi è che suona? Alle 4 e qualcosa ero già sveglio, sono stato a letto fino alle 7, incazzato e deluso. E quindi è così la vita. Oggi è una bellissima giornata, non piove per adesso, ma le ultime parole famose, palestra questo pomeriggio, ma non so se riesco perché appunto devo editare tutto il video di ieri che è un palo nel... Beh, insomma è complicato, anche perché avevo... a parte il video è lunghissimo, però devo anche sincronizzare i microfoni esterni che avevo messo alla Mary e a me per sentire un po' meglio. Speriamo si senta meglio, lo scoprirete voi guardando il video. E quindi questo. Poi, come sapete, oggi devo andare anche al bingo, ma non abbiamo ancora deciso gli orari. E penso che ma prima del bingo in teoria si fa un aperitivo così. Mamma mia, la gente che... Non ci sono tante cose che mi danno fastidio nella vita, a parte le persone che camminano davanti a me, sono più lente. Un'altra cosa è la gente che deve, tipo, guida, deve curvare e inizia a frenare tipo 200 metri prima, quando non ce n'è il bisogno, quando stiamo andando tipo ai 50 all'ora, quindi cioè hai voglia. Loro rallentano, poi quando mancano 20 metri vanno tipo a passo d'uomo, poco più di passo d'uomo, insomma, e poi all'ultimo girano. Ah, e spesso neanche mettono una freccia in tutto questo, cioè tu vedi rallentare ma senza un motivo. E ecco, quindi questo è quello che mi capita, questo è quello che mi dà fastidio. Vediamo oggi se ci sarà traffico o meno, perché sono partito un pochino più tardi del solito. Adesso faccio questo piccolo test per vedere il microfonino col pelo qua. Gatto morto, oddio ragazzi. Ma che tempo c'è qua fuori? Madonna santa, si muore. Cioè, guardate. Cioè, guardate che tempo, ragazzi, che c'è qua. Cioè, tromba d'aria. E vabbè, io che entro, santo cielo, io che mi distraggo e mi faccio la curva in quarta. Vabbè. Comunque, sono stanchissimo, come vi dicevo prima, non sono riuscito a dormire più di tanto. Uno, due, adesso io vorrei andare in palestra, però purtroppo devo editare il video di ieri, dell'altro ieri, e poi sta settimana sono abbastanza preso. Stasera per le 9:30 parto, vado a fare aperitivo e poi il bingo stasera. E quindi... realisticamente, allora io arrivo a casa alle 6, metti che alle 6 e un quarto, 6 e 20 sono in palestra. E aspetta che hanno scritto nel gruppo, vediamo se i piani sono cambiati. Alla fine solo Quinzano stasera senza bingo, ecco, sono cambiati, va bene. E perfetto. Allora, vabbè, non cambia la tempistica. 6 e metti che sia in palestra per le 6:30, 6:20, poi dalla palestra ci sto, metti che alle 8 sono a casa, mangio, cioè cucino e mangio, sono le 9, non è ancora editato, poi esco alle 9 e cosa succede? Esco alle 9, tornerò a casa, metti per le 11:30, non mi metto a editare video alle 11:30, considerando che non ho dormito stanotte. Quindi io penso che adesso mi metterò in tranquillità a editare il video. Penso che dovrò fare questo, anche perché domani è giovedì e domani sera in teoria ho il sushi. Potrei andare domani in palestra. Yes, potrei andare domani in palestra, che non devo tornare a casa a cucinare, e da lì potrei andare diretto. Vediamo ragazzi, sto pensando ad alta voce. Lorenzo pensa ad alta voce, a volte succede. Stiamo andando, sono riuscito a editare il video di ieri,
entrambi sia ieri che l'altro ieri. Adesso sto andando in palestra, dopo la palestra vado a fare aperitivo, sperando nel tempo, perché se c'è brutto tempo salta l'aperitivo, altrimenti c'è. Ti dirò, non è che sarei troppo dispiaciuto qualora saltasse aperitivo, perché ho un bel po' di sonno da recuperare arretrato, quindi tutto sommato così. Poi queste mie amiche non le vedo da parecchio, quindi è sempre quel trade-off, sapete, è sempre così alla fine della storia. Poi mi sono mangiato due paninetti al fly in macchina per venire qua, e adesso andiamo a fare aperitivo con le girls. Bene ragazzi, io sono tornato e adesso sono abbastanza stanchino, se devo essere sincero. Giornate molto lunghe e più che altro giornate molto intense. Sono stanco morto. Adesso ora è mezzanotte, mi lavo i denti e poi filo a letto, perché se no non riesco a recuperare. Già ieri, se vi ricordate, avevo dormito poco e devo recuperare, quindi. Però oggi sono riuscito a essere quasi in pari con i video, cioè quello di oggi non l'ho editato, ma quello di ieri e l'altro ieri sì, e quello di ieri in particolare è stato un osso duro, ci sono stato un'ora e mezza dietro, perché pensate che quello appunto dove sono andato con la Mary a cena fuori, avevo messo un sacco di microfonini e poi sincronizzarli è stato un casino, e poi non ho neanche potuto usarli. Perché avevo sbagliato impostazioni, mi sa, le avevo messi male, si sentiva un sacco di rumore sottofondo. Allora meno male che oltre a quei due ne avevo un altro che utilizzavo appunto come un microfono da intervista, e quello mi ha un po' salvato, se no non si sentiva niente nella cena. Meglio così. Ragazzi, noi ci sentiamo, buonanotte, ci vediamo domani. Ah, come al solito, raccomandazioni, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi, campanella, sapete tutta la procedura, ricordatevi che appunto senza di voi io non sarei qua, e quindi continuiamo così. Dai, a domani.